È tornato alla ribalta in questi giorni a Poggiofiorito un problema che va avanti dal 2015, quello delle emissioni odorigene dell'impianto di essiccazione della stanza. In questi giorni proprio Remo D'Alessandro, il sindaco, ha emesso un'ordinanza di sospensione dell'attività dell'impianto. Esatto, a seguito della comunicazione di riavvio dell'impianto di essiccazione, nei giorni 3, 4, 5 e 6 si sono verificate delle emissioni d'origine incontrollate che hanno rivolte a tutto il territorio comunale. Sono arrivate diverse segnalazioni dei cittadini, dei certificati medici attestanti lo stato di salute provocato dalle emissioni d'origine, e quindi sono stato costretto ad adottare un'ordinanza condigibile e urgente per la sospensione delle attività e quindi per la verifica successiva di tutte quelle che sono gli adempimenti da fare. L'impianto era stato riattivato da poco? Sì, l'impianto è stato riattivato in un periodo transitorio, autorizzato un periodo transitorio di prova di 7 giorni, ma nei primi giorni le emissioni d'origine sono state così tali e incontrollate da creare questo problema alla vivibilità del posto. Ora lei cosa si aspetta? Mi aspetto che gli enti preposti svolgano le loro funzioni e quindi portano alla revisione l'AWA del 2015 non adeguata sotto il profilo delle emissioni d'origine e quindi si possa dotare l'azienda di un parere AWA che sia adeguato alle ultime normative sulle emissioni d'origine. La Regione è stata anche sollecitata ieri con una interrogazione presentata dalla consigliera regionale Marianna Scoccia, che ha raccolto il grido d'allarme dei cittadini, ma anche la sollecitazione dell'onorevole Camillo D'Alessandro. Ringrazio la consigliera Scoccia e il deputato Camillo D'Alessandro per l'interessamento al problema di questa comunità, che non è di solo Poggiofiorito ma anche delle comunità limitrofe. E mi auspico che questo intervento possa accelerare sulle procedure di revisione dell'AWA e quindi sulla chiusura di questo problema o sulla soluzione a questo problema. E continua anche la battaglia del Comitato dei Cittadini Aria Pulita, il cui presidente Lorenzo Nanni fa sapere che appunto andranno avanti con ogni iniziativa utile a difendere l'ambiente e la salute.